quarto d'ora accademico ce lo siamo presi, quindi anzi aspettavo il Cavalier Mini, che poi citerò bene dopo, che ci ha permesso il restauro di questo bronzetto. Comunque, innanzitutto benvenuti a tutti dentro l'oratorio di San Giovannino, che è un oratorio che è stato risistemato non molto tempo fa e che contiene una serie di, io dico, di capolavori molto importanti per la città di Rimini. In pochi metri quadrati c'è una quantità di opere d'arte veramente notevoli. E saluto tutti quanti voi che siete intervenuti, in modo particolare voglio salutare il nuovo assessore alla cultura, Gian Piero Piscaglia, che rappresenta anche il sindaco. Ieri il sindaco si è fatto presente dicendo che era impossibilitato a partecipare al momento e che comunque si sarebbe fatto rappresentare dall'assessore. E saluto anche il dottor Alberto Grassia, che è il capo di gabinetto della prefettura. Anche il prefetto, tramite la sua segreteria, si è fatto presente all'evento, e anche lui impossibilitato, ma comunque ha voluto essere in qualche modo rappresentato. Il momento di questa mattina è specificatamente la presentazione del restauro di questo bellissimo bronzetto che raffigura San Girolamo e che è stato realizzato in ambito fiorentino nel 400. È collocato, o perlomeno era collocato, sull'acqua santiera in marmo, questa qua sulla mia sinistra, di Antonio Rossellino e Bottega, del 1475-1480. Dico era collocata perché sicuramente metteremo sull'acqua santiera una copia del bronzetto. Ovviamente il bronzetto è troppo prezioso, lo conserveremo nel nostro armadio blindato, perché è all'occorrenza chi lo volesse vedere, lo volesse studiare, certamente sarà a disposizione. E l'acqua santiera, che è qui, questa qui del 400, proviene dai romiti di San Gerolamo, dei Girolamini sul Colle Paradiso. Per intendersi, chi è riminese, il Colle Paradiso dove c'è attualmente il ristorante La Chiacchiera. E fu collocata questa acqua santiera tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento nell'antico oratorio di San Girolamo, questo che è raffigurato qua, e la collocazione probabilmente viene per intestazione agiografica degli edifici, Confraternita di San Girolamo, Romiti di San Girolamo. E come molti di voi certamente sapranno, esisteva qui in questo luogo un antico oratorio del 1638, realizzato nel 38, dedicato proprio a San Girolamo, e in esso erano conservate tantissime opere d'arte di notevole pregio. Purtroppo i bombardamenti che hanno colpito fortemente la città di Rimini, pensate che per oltre l'80% essa è stata distrutta, bombardamenti che sono iniziati il 1° novembre del 1943 e sono terminati il 30 settembre del 1944, quindi quasi un anno di bombardamenti. Qualcuno li ha contati, 396 incursioni aeree e 15 bombardamenti navali, praticamente hanno sventrato la città. E il fronte si era fermato a Rimini per diverso tempo, la cosiddetta linea gotica, e l'obiettivo dell'oratorio di San Girolamo era particolarmente sensibile perché vicino alla stazione ferroviaria, e la stazione ferroviaria era importante per i rifornimenti delle truppe tedesche sia al nord, Bologna-Ferrara, che al sud in direzione di Roma.
Ecco, il bombardamento che ha devastato l'oratorio è avvenuto il 24 marzo del 1944, quindi sono proprio 75 anni fa, e hanno colpito in maniera, direi, irreparabile questo edificio sacro del Seicento. La nostra acquasantiera, con sopra la sfera di marmo, che vedete qui, marmo verde e il bronzetto, venne protetta all'epoca da un cappotto di mattoncini, così come erano stati protetti i bassorilievi del Tempio Malatestiano. E questa protezione aveva lo scopo di evitare perlomeno i colpi delle schegge e delle bombe, ma purtroppo la chiesa è stata completamente distrutta. Ma nella distruzione l'acquasantiera implode nella sottostante cripta, riportando sì dei danni, perché ancora si vedono, ma comunque salvandosi dalla distruzione. Quindi, pur in presenza, dicevo, di questo evento drammatico e anche devastante, vorrei documentare e menzionare un fatto positivo. Tutte le opere d'arte trasportabili che erano nell'antico oratorio furono messe in salvo e al riparo dai confratelli della confraternita di San Girolamo. E tra questi la Madonna di Giovan Battista Costa, che andò a Monte Colombo. Tutte le altre opere, e sono notevoli, il Guercino, il Centino, le 26 formelle del Cesare Pronti, il bassorilievo del 39, la pala del Cimatori, e anche un quadro del Giovan Battista Costa, che poi è stato rubato negli anni Ottanta, trovarono riparo grazie al canonico Domenico Garattoni e ad altri confratelli, mi dicono, nella zona di Spadarolo, dove c'era la polveriera e dove c'era anche un'antica villa che ora non c'è più. Un altro fatto che vorrei citare proprio per l'occasione è la figura di Augusto Campana. Augusto Campana, filologo e paleografo di chiara fama, accademico, che è morto da alcuni anni, pensate, si recava giornalmente da Sant'Arcangelo a Rimini in bicicletta dopo ogni bombardamento e redigeva accuratamente un diario dove descriveva esattamente le distruzioni del patrimonio artistico riminese. Venendo all'oratorio, si accorse che tra le macerie dell'oratorio affioravano dei volumi. Era l'archivio storico della confraternita che lui ha parzialmente recuperato e salvato, e ha trasportato con la bicicletta e un legaccio di spago a Sant'Arcangelo. In questo modo noi abbiamo ancora una gran parte di questo archivio che costituisce una documentazione fantastica della confraternita di San Girolamo. Allora, la nostra intenzione è quello proprio di ricordare e di rendere onore oggi a questi uomini che spesso nell'anonimato più assoluto hanno voluto salvare queste opere d'arte. Veri e propri monuments men, e questa è proprio l'occasione che vorrei cogliere per esprimere il nostro ringraziamento. Certo che fenomeni di questo genere in quel periodo lì ce ne furono tanti, eclatante vorrei ricordare soltanto il nome di Pasquale Rotondi, che nel 39 salvò circa 10.000 opere d'arte, lui era il sovrintendente di Urbino, opere d'arte che provenivano dalle Marche, da Roma, da Venezia, da Milano, nella Rocca di Sasso Corvaro e anche nel Palazzo dei Conti di Carpegna. Quindi, pur nella distruzione più assoluta, emergono dei fatti di assoluto valore e quindi dei fatti positivi.
Ora abbiamo assistito alle distruzioni, ma alcune volte io commento che ciò che non ha fatto la guerra spesso lo hanno fatto anche i riminesi, e spesso obnubilati da anche un certo oscurantismo ideologico. Noi comunque oggi ci siamo assunti il compito come confraternita di recuperare tutto ciò che ci è stato consegnato, e in questi ultimi 15 anni abbiamo appunto voluto ridare splendore a questo piccolo oratorio di San Giovannino, con un restauro che abbiamo operato nel 2008 per opera dell'architetto Francesco Baldi, ripensando anche radicalmente la configurazione dello spazio interno per valorizzare tutte le opere d'arte superstiti. Quindi abbiamo anche realizzato questo coro ligneo in cui inserire tutti i 26 dipinti di Cesare Pronti che rappresentano la vita di San Girolamo. E anche così abbiamo ricreato un contesto architettonico evocativo di quello seicentesco distrutto. Ovviamente non potevamo ricostruire il coro barocco dell'epoca. Quindi abbiamo ricostruito l'ordine delle opere, con due sole eccezioni che non ne alterano comunque la lettura, ma sono necessarie proprio per il nuovo assetto che noi abbiamo dato. E la forma degli stalli è volutamente contemporanea, lontana da quello che dicevo prima, l'antico coro barocco, ma confortati all'epoca, nel 2008, dalla sovrintendenza di Bologna che ci ha assistito in questo. Quindi si è in qualche modo guardato all'antico, mantenendo però quell'austerità necessaria e a mettere in risalto la grandezza e la bellezza dei dipinti. Da ultimo volevo citare il fatto che il nostro sforzo per quanto riguarda il recupero e il restauro di questo gioiello, io chiamo riminese, sta continuando con il restauro dell'archivio storico, quello che dicevo prima, salvato in gran parte da Augusto Campana, archivio che va dal 1500 ad oggi, che è stato catalogato dalla sovrintendenza, all'epoca dalla sovrintendenza dei beni archivistici, e messo anche a disposizione online. Il lavoro ancora purtroppo non è terminato, procede a piccoli passi, ovviamente per mancanza di fondi, per cui pazientemente comunque stiamo continuando a fare questo tipo di lavoro. Un ringraziamento particolare lo vorrei dare all'imprenditore Rino Mini, il quale non è potuto essere presente qui oggi per un impegno urgente, perché il suo contributo è stato assolutamente determinante nel restauro del bronzetto. Erano anni che cercavamo dei soldi, dei finanziamenti, dei fondi. Finalmente, proprio per la sensibilità di questo imprenditore, siamo riusciti a realizzare e a portare a compimento questo restauro. Ed è questo un intervento mecenate che ha ancora più valore in una situazione di crisi che viviamo in questo momento, per interventi di questo genere. Soprattutto per il venir meno delle risorse da parte di istituzioni, ma anche di quelle istituzioni che hanno fatto veramente la storia della conservazione e del recupero dei beni culturali a Rimini. Prima di lasciare la parola al restauratore Lorenzo Morigi, vorrei dire che il restauro del bronzetto sarà anche l'occasione per approfondirne lo studio. E grazie appunto anche alla disponibilità e alla cortesia di Lorenzo Morigi, siamo riusciti a metterci in contatto con Matteo Ceriana, che è già direttore del Museo del Bargello fino a pochi mesi fa, che è uno dei massimi esperti italiani ed internazionali per questo genere di opere. Perché vorremmo definire meglio l'attribuzione che è ancora genericamente ricondotta alla scuola del Donatello, e una volta prodotto lo studio sarà nostra cura organizzare proprio un momento specifico, un evento per comunicare questi risultati.
Allora, nel ringraziarvi ancora per la vostra partecipazione, io adesso vorrei dare la parola a Lorenzo Morigi di Bologna, che è il restauratore del bronzetto, è uno dei massimi esperti in questo settore di restauro, noto a livello nazionale ma non solo. Quando un mese e mezzo fa sono andato da lui a riprendere il bronzetto, era appena di ritorno da una missione negli Stati Uniti al Paul Getty Museum, per cui questo dice anche del prestigio del nome di Lorenzo Morigi e anche della qualità nella esecuzione del restauro. Quindi io lascerei la parola a Lorenzo Morigi e poi al professor Pasini. Buongiorno a tutti, grazie al dottor Ferrini per le gentili parole. Il restauro di questo bronzetto mi ha portato, mentre lo pulivo, a capire di cosa si trattava, o almeno avere un'idea che si trattasse di una cosa piuttosto importante dal punto di vista scultoreo. Prima del restauro, come spesso succede, il bronzetto era ricoperto da uno spesso strato di vernici, oli applicate nei secoli, che ottundono i dettagli della superficie, però hanno il vantaggio di proteggerla da corrosioni e dall'aggressività diciamo dell'ambiente circostante. La rimozione è avvenuta al microscopio, perché era necessario non incidere la superficie che vedete adesso, che è ricoperta da un sottile strato di ossidi di rame che sono molto lenti nel formarsi e che però diciamo hanno un valore di protezione della superficie notevole, perché conservano la forma dell'opera nonostante la trasformazione in sali del rame presente nella lega. La pulitura al microscopio avvenuta, vi dicevo, è stata una cosa piuttosto lunga, per quanto molto molto interessante, perché nel pulire ad esempio la barba e le mani, i piedi, mi sono reso conto che era un bronzetto di un livello tecnico molto elevato, e non soltanto dal punto di vista prettamente tecnico ma anche dal punto di vista formale, ossia avendone visti molti è molto difficile vedere in un bronzetto di queste dimensioni unghie rifinite nelle mani e nei piedi, riccioli e anche particolari anatomici come le narici fatte con questa cura, e questo mi ha fatto immediatamente sobbalzare sulla sedia e ho contattato il dottor Ferrini e gli ho detto: guardi che qui abbiamo un pezzo che è molto interessante. Poi è successo appunto che ho avuto la fortuna di lavorare con il dottor Ceriana, e gliene ho parlato e lui, vedendo la foto, ha detto: oh, questa è una cosa assolutamente che va studiata, interessantissima, e quindi le cose procederanno. Dal punto di vista mio, io posso ovviamente dare una valutazione prettamente tecnica dell'opera. Avendone viste parecchie, devo dire che la sostanza è sicuramente, da quello che io ritengo, 400, fine 400, primi 500, per cui ci sta assolutamente con la datazione proposta, e purtroppo è una fusione piena, ossia non è una fusione che ha un'anima interna, quindi non c'è un vuoto all'interno della scultura, è un volume in bronzo pieno. Questo ci toglie la possibilità di fare valutazioni tecniche più specifiche, perché le tecnologie sono cambiate e sono progredite nei secoli, il bronzetto classico rinascimentale tipico è una fusione diretta, quindi viene modellata la cera e poi questo modello in cera viene fuso e la cera si perde, quindi il modello fatto dallo scultore viene perso, non è possibile riprodurlo se non rimodellandolo. Con la fusione indiretta si ha un oggetto che può essere in cera, può essere in creta, che viene calcato, riprodotto in cera esattamente come si fanno le uova di Pasqua, cioè colando la cera fusa in questo stampo e ottenendo uno strato di cera che poi crea la statua, e all'interno vengono messe delle strutture di supporto, in questo caso probabilmente no perché sarebbe abbastanza piccolo da reggere, ma comunque viene messa una terra di fusione. Questa terra di fusione
Nel caso che contenga frammenti di mattone, che contenga alcuni tipi di materiali lapidei, può essere datata tramite la termoluminescenza, e questo avrebbe dato la possibilità di datarlo, per quanto in maniera molto, diciamo, molto vaga, con un arco di un paio di centinaia d'anni, però almeno escluderebbe, questa cosa avrebbe escluso sicuramente una fattura più tarda. Un'altra cosa che si potrebbe fare, non potendo vedere l'interno, però è capire la lega. Il Rinascimento fiorentino soprattutto ha delle leghe ben precise, ben particolari, precise no, però particolari, che hanno sempre degli alliganti ben riconoscibili e delle proporzioni molto riconoscibili. Poi addirittura ci sono all'interno della lega vi sono degli elementi in traccia che, se studiati e confrontati adeguatamente con delle basi dati grandi ormai che ci sono, riescono a dare addirittura la provenienza dei metalli della lega. Quindi, se all'interno del rame vi sono alcuni alliganti in traccia di un certo tipo, è molto probabile che il rame provenisse da una certa miniera. Questo però va sempre miscelato con poi l'incertezza data dalla tecnologia di allora, che non era una tecnologia come adesso precisa e scientifica, ma era fatta più sull'esperienza che sulla quantificazione precisa degli alliganti. Quindi è chiaro che si potevano usare bronzi di recupero, rotti, magari il fornitore del rame poteva essere per un periodo un fornitore che proveniva da un luogo, mentre pochi anni dopo, in causa di guerra, a causa di esaurimento delle miniere, il rame proveniva da altre parti. Quindi, con studi archeometallurgici di questo tipo, si potrebbe avere un'altra indicazione. Certo, non sono firme certe, sono indizi che portano, insieme a uno studio documentale, archivistico e storico-artistico, possono portare a un'individuazione molto precisa o comunque abbastanza sicura della provenienza e dell'origine di questo oggetto. Dal punto di vista del restauro si è diviso in due parti, la parte dorata e la parte non dorata. La parte dorata, come vedete, ha una storia piuttosto stratificata. Io sono intervenuto cercando di limitare il mio intervento soltanto alla pulitura di quello che era evidentemente comparso sulla superficie da poco tempo, perché mi sono accorto durante la pulitura che questa doratura ha un trattamento che era, diciamo, esistente, di cui si conosce l'uso, che era di verniciarlo con vernici che contenevano dei coloranti rossi che davano all'oro una tonalità più calda. E, nel pulirlo, mi sono accorto che questa vernice era molto delicata, perché contiene anche dei pigmenti colorati che sono divenuti più solubili grazie alla solubilità aumentata della vernice, per il fatto che è antica. E quindi mi sono fermato per evitare di rimuovere queste velature di rosso, che invece sono molto caratteristiche di questo tipo di doratura. Invece il resto è stato pulito, come vi dicevo, attentamente al microscopio, e nell'arrivare ai piedi mi sono accorto che la statua si ruppe a livello delle caviglie e fu saldata. La cosa è visibile osservando le patine, ma anche osservando bene la superficie si vede proprio il punto di rottura. All'inizio pensavamo col dottor Ferrini che i piedi fossero stati rifatti. Poi però, osservando bene la superficie e il modellato, mi sono accorto che anche i piedi erano di alto livello scultoreo, quindi probabilmente si era rotto ma è stato riaggiustato, purtroppo perdendo la patina, perché la saldatura l'ha scaldata e quindi l'ha fatta perdere. Però, diciamo, si è recuperato abbastanza. Poi, grazie a un piccolo ritocco cromatico, diciamo, sono riuscito a obliterarlo un pochino. E, come vedete, nella mano sinistra c'è un oggetto di cui non si capisce l'origine, che cos'è. In realtà è una croce, probabilmente sporgeva da sopra la mano, e la parte che adesso viene impugnata era semplicemente l'impugnatura della croce, che poi è stata probabilmente ristagnata per fissarla, probabilmente prima della rottura
definitiva e della perdita della croce. Nell'altra mano c'è il sasso e che dirvi, non vi sono tracce di chiodi di stanziatori, che sono delle tracce tipiche di una fusione a cera persa, perché in questo caso, essendo una fusione piena, non c'era l'anima di fusione, quindi non aveva senso. I chiodi di stanziatori servono per mantenere l'anima di fusione alla giusta distanza dalla matrice esterna, dopo che viene fusa la cera e rimane il vuoto nel quale si cola il bronzo. Non avendo l'anima di fusione non ci sono chiodi di stanziatori, quindi non si è potuto, perché ad esempio anche dallo studio del chiodo di stanziatore si riescono ad avere delle informazioni. Poi c'era sul capo della testa, ultima cosa, sulla sommità della testa c'era un'aureola della quale rimane soltanto il chiodo che la teneva, probabilmente era un'aureola in rame dorato che è andata perduta. Il piede destro, come vedete, è innaturalmente deformato verso l'alto, questo probabilmente è dovuto alla caduta che ne ha causato la rottura e che non è stato possibile rimettere in forma perché il metallo piegandosi si incrudisce, quindi volendolo riportare alla forma originaria si rischia la rottura, e poi anche dal punto di vista dell'intervento, diciamo, adesso non si fa più il ripristino, si lascia, se è leggibile la superficie, si lascia quello che c'è al momento. Vi ringrazio. Ringrazio ancora Morigi, veramente siamo grati per il lavoro che ha fatto, veramente prezioso, attento, puntuale, e anche per, poi ripeto ancora, per il collegamento che ci ha creato anche con esperti e studiosi che potrebbero poi dare una lettura più precisa dell'attribuzione del capolavoro. Lascio la parola adesso al professor Pier Giorgio Pasini, che tutti quanti voi conoscete, noto storico dell'arte e conoscitore profondo del patrimonio del nostro territorio. Quasi tutto è stato già detto, io posso aggiungere abbastanza poco, però vorrei dirvi soprattutto questo, che questa acquasantiera molto bella non c'entra niente con la congregazione di San Girolamo, perché è arrivata molto tardi, circa 200 anni fa, fino dalla sua nascita, fino all'inizio dell'Ottocento, non alla fine del Sette, ma all'inizio dell'Ottocento, cioè alla restaurazione pontificia, è rimasta in una chiesa che non esiste più e che era dedicata a San Girolamo e che stava al Covignano, nel punto più alto di Covignano. Vi leggo un piccolissimo, qualche riga, del Clementini, siamo quindi all'inizio del Seicento, dove parla del Covignano. Sentite che bello. Colle sacro dunque il Covignano, ma anche colle strategico. No, ho sbagliato. Allora, la parte più alta del colle è detta il Paradiso. Da qui scendeva, inoltrandosi nella campagna e perdendosi fra le colline verso il Monte Titano, la strada che va al Covignano. Anche in altre parti del colle c'erano luoghi consacrati. Sul fianco che guarda a oriente la chiesetta della Madonna del Castellaccio, ora privata. Ragazzi, ho sbagliato fotocopia. Come da sovrano balcone si gode la dilettevol vista del mare tranquillo dal Covignano, delle navi che partono dal Lido, di quelle che vengono ad approdarvi. Né solo si scoprono le torri e gli edifici tutti della città, i borghi, le ville, i casali spessissimi, sparsi per i contorni di fuori, ma alcune altre città, castelli quasi innumerabili e, pur vero, l'opposte rive e montagne dell'Istria, della Schiavonia e della Morlacca, sicché in una sola girata d'occhi incontra cielo, terra, mare, fiumi, monti, valli,
colline, pianure e paesi lontani e diversi. Clementini, inizio del Seicento, non c'era lo smog di oggi e quindi si poteva vedere anche lontano. Ecco, dal paradiso. Il paradiso è il giogo più alto del Covignano e sul paradiso avevano costruito una chiesetta, aveva costruito una chiesetta un frate eremita che si chiamava Fra Angelo da Corsica, quindi veniva dalla Corsica. Carlo Malatesta nel 1393 gli aveva regalato una selva, quindi un bosco, che era proprio sul cocuzzolo del Covignano. E lui aveva costruito in questa selva un oratorio, un piccolo oratorio, dedicandolo proprio a San Girolamo. Nel 1430, quindi un po' di anni dopo, Fra Angelo, evidentemente diventato vecchio, ha deciso di andarsene e ha restituito ai Malatesta il suo oratorio e la selva che gli era stata donata. In quel momento era a capo dei Malatesta non più Carlo, che era già morto, ma Roberto Malatesta, detto il Beato, che era un affezionato cliente tanto di questo oratorio quanto della chiesetta delle Grazie, allora piccolissima, che sorgeva subito sotto. E Roberto Malatesta ha pensato bene di trasportare la donazione da questo frate alla congregazione del Beato Pietro Gambacorti da Pisa. È una congregazione che non esiste più. I frati del Beato Pietro Gambacorta da Pisa sono scomparsi ed erano frati eremiti, frati predicatori, frati studiosi, che avevano ricostruito questo oratorio, l'ingrandito, fatto più grande nel 1475, grazie a un lascito importante. 1475 è una data che si adatta abbastanza bene alla acquasantiera che avete qui sulla destra. Si adatta bene dal punto di vista stilistico e, capite bene, rientra nel discorso della ricostruzione di questo piccolo oratorio che diventa una bella chiesetta. Chiesetta che è stata in essere, che è vissuta, che è stata in piedi lassù fino ai primi decenni dell'Ottocento. Nel 1796 i frati Girolomini sono stati cacciati via, come tutti gli ordini religiosi, da Napoleone, che conquista la Romagna, l'Emilia e lo Stato Pontificio. Non sono più stati ricostituiti dopo la caduta di Napoleone, e allora il posto della chiesa venne preso da una villa che è durata fino all'ultima guerra, quando è stata distrutta, e che era dei Palloni, e che adesso è stata sostituita da un ristorante e da alcune antenne ripetitori televisivi. Dunque, questa acquasantiera, con la sua statuina tutta completa, era dei Girolomini del Beato Gambacorta da Pisa. Il Beato Gambacorta da Pisa aveva i suoi principali conventi fra Romagna e Marche, e i primi che ha fatto sono stati nelle Marche, intorno ad Urbino, e la sua congregazione era abbastanza potente, nel senso, era importante per questa zona, anche se i suoi frati erano soprattutto eremiti, quindi si occupavano di loro stessi più che del prossimo. Bene, nel 1620 quella chiesa era stata rifatta e poi nel 1797, come io ho detto, è stata chiusa. Allora l'acquasantiera venne portata, regalata, probabilmente dagli stessi che si stavano costruendo la villa, alla confraternita di San Girolamo per via della omonimia. Chiesa di San Girolamo, oratorio di San Girolamo, un San Girolamo in cima all'acquasantiera. Questa acquasantiera, come vi ha detto il capo, è rimasta sotto le macerie,
è stata recuperata a pezzi, è stata restaurata e durante il restauro ultimo si sono dimenticati di mettergli un elemento importante. Fra i due pezzi dell'acquasantiera c'era un disco, un ovale anzi, di marmo rosso, probabilmente di Verona, che si sarà sbriciolato durante i bombardamenti e che però si poteva rimettere, che era alto circa due dita e che separava la base dal fusto vero e proprio, per concludersi con questo bacile che ha forma di nave, di navicella. Dunque, questo oggetto è stato molto apprezzato, sempre, dall'Ottocento in poi. Prima non se ne parla pochissimo, ne parlano nei loro manoscritti alcuni studiosi riminesi, ma insomma era una delle tante opere d'arte antiche. Addirittura da uno di questi studiosi è stato scambiato per un'opera romana, dell'epoca romana. Altri hanno pensato che fosse di Sigismondo. Ma poi è saltato fuori una notizia interessante. Il beato galeotto Roberto Malatesta, alla sua morte, ha lasciato alcuni oggetti in eredità agli eremiti del beato Pietro Gambacorta e ai frati di San Francesco delle Grazie. Agli eremiti è andato il suo cilicio e una acquasantiera. E allora tutti si è pensato che questa fosse una cosa malatestiana che il beato Galeotto ha voluto regalare a questa chiesa. Ma non si accordano i tempi. È morto troppo presto perché questo stile viene fuori molto dopo la metà del 400, e quindi non può trattarsi della stessa acquasantiera. Dunque, questa acquasantiera è interessante da molti punti di vista, anche per le scritte che reca, soprattutto quella che ha nella parte più grande, in basso, e che dice: Ave doxa, volat etas, vide quotendas, vale, tacitur pud verecundus. È stata molto discussa. Ave doxa, doxa è stato interpretato come il nome di una donna, ed è stato pensato che la parte superiore fosse l'urna cineraria di una signora che si chiamava Doxa. Ave, ti saluto. E c'è Luigi Tonini. Ecco, Luigi Tonini è veramente sempre alla base dei nostri studi, perché ha fatto veramente degli studi profondi e seri su tutto quanto riguarda la storia di Rimini. Luigi Tonini è stato eletto segretario della confraternita e per la confraternita ha scritto un libriccino di una cinquantina di pagine, un opuscoletto intitolato, che è stato edito nel 1842 e che non si trova più in giro e che varrebbe la pena ristampare, quello sì, Alcune memorie storiche della venerabile confraternita che è in Rimini, col titolo di San Girolamo e della Santissima Trinità, ed illustrazioni degli oratori e delle pitture della medesima. Allora, il confratello Luigi Tonini, in questo opuscoletto, si occupa anche del vaso dell'acqua santa. Ne traccia la storia e dice: Una membratura di rosso marmo si frappone fra il detto piede ed il fusto, pur esso di bianco marmo lavorato a fino intaglio e scannellato, e sopra questo è il vaso, egualmente di marmo bianco, in forma di navicella, sotto al cui labbro all'intorno leggonsi queste parole: Franciscus Taurus, cultor pudicisieque, pro salute. Questa scritta è nella parte alta del vaso dell'acqua santa e dice in pratica che è stato Francesco Tauro che ha voluto fare questa opera dedicandola a San Girolamo. È bello che come si definisce questo Francesco Tauro: cultor pudicissie, e anche
sottolinea, oltre alla pudicizia di cui è cultore, la taciturnità. Taciturnitas era scritto nella palla nera che stava a conclusione della cosa. Tacitur è scritto in basso, in fondo alla scritta più grande. Chi era questo Francesco Tauro? Non si sa. Neanche Luigi Tonini è riuscito a capire chi fosse. Oreste De Luca, che ci ha lasciato un elenco immenso di trascrizioni di documenti, non ha trovato tracce di questo Francesco Tauro neanche lui. Ecco, quindi c'è questo mistero sul donatore ai frati Girolamini di questa acquasantiera e anche di queste sue definizioni di taciturnus e di cultor pudicissie. Nessuno è riuscito a capire chi poteva essere l'autore di questa acquasantiera. Si è pensato appunto ai Malatesta, a quindi ad Agostino Di Duccio, Leon Battista Alberti, sapete tutte queste cose qui, però lo stile ci rimanda ad anni successivi. D'altra parte, essendo stato riedificato la chiesa che stava lassù in cima al paradiso nel 1470, è molto probabile che il 1470-75, che intorno a quegli anni fosse regalata a questa chiesa nuova, che era appena stata costruita, anche una bella acquasantiera come questa. Ed è sicuramente fiorentina. Solo nel 1994 è stato accostato il nome di uno scultore fiorentino, che è Antonio Rossellino, da uno studioso che si chiama Gentilini e che è uno specialista di studi sulla scultura toscana del 400. Il riassunto di tutto questo è nel catalogo della mostra su Sigismondo che è stato fatto qualche anno fa, nel 2001, a cura di Francesca Petrucci. Si ribadisce l'attribuzione ad Antonio Rossellino intorno al 1475-1480 e dice che forse l'invenzione della struttura architettonica della acquasantiera è dovuta a Filippo Brunelleschi, in quanto al San Girolamo dice forse di Bertoldo. Ecco, Bertoldo di Giovanni è uno scultore fiorentino, è anche il famoso maestro di Michelangelo, quello che era un artista molto attaccato ai Medici, che aveva la fiducia dei Medici e che aveva collaborato con Donatello in tutte le sue ultime opere. Donatello è morto nel 1466, quindi non c'entra molto probabilmente con questa statuetta, ma qualche suo fedele scolaro potrebbe essere stato lui a modellarla nella cera e poi a fonderla o a farla fondere, come più spesso capita. Qualcun altro l'ha attribuita a Bartolomeo Bellano. Bartolomeo Bellano non è toscano, ma è un padovano che però è stato scolaro di Donatello quando Donatello ha lavorato a Padova e quando Donatello è ritornato a casa è andato con lui a Firenze e ha lavorato alle ultime opere, anche lui alle ultime opere di Donatello, e ha finito insieme a Bertoldo di Giovanni le opere che Donatello aveva lasciato incompiute. Ecco, quindi ci sono queste alternative, no? Potremmo anche dire che Antonio Rossellino è stato un grande scultore in marmo. Non conosciamo sue opere in altre materie, in bronzo, in pietra, eccetera. Però potrebbe anche lui stesso aver consegnato ad un fonditore il modellino, cioè la statuetta di cera di questo San Giovanni Battista, per essere fusa. Tuttavia Antonio Rossellino è uno scultore più idealista, diciamo, di questo, che è uno scultore verista, che ha dentro tutta la drammaticità dell'ultima fase stilistica di Donatello.
Vi ricordate la Maddalena che si trovava nel Battistero di Firenze, che adesso è il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze? Ecco, c'è qualcosa di quella drammaticità, di quella asciuttezza stilistica tipica di Donatello. Bene, comunque sia, non è che possiamo dire tanto di più. Vorrei, prima di andarmene e di lasciarvi in pace, perché mezzogiorno è passato, leggervi una paginetta solo di questa opera di Luigi Tonini che ho citato prima. Dice: questo vaso, lui si occupa di tutta l'acquasantiera naturalmente, a chi volesse, daria materia non poca a discorrere, ma a noi basterà il dire che appartenne alla chiesa di San Girolamo dei frati eremiti di Scolca, ossia del Paradiso, detti i Girolamini della congregazione del Beato Pietro da Pisa, come ricavosi dai manoscritti di Villani e di Fiori. E non vorremmo spendere parola con niente. Poi lui critica il Villani, che aveva attribuito quest'opera all'epoca romana, addirittura ad un cinerario romano, e forse l'idea che servisse a vaso cinerario debba essere nata non tanto dal leggersi «Anc urnam facundum curavit», quanto da quell'ave doxa dell'altra iscrizione, giudicata alla voce greca doxa per nome proprio di donna, eccetera. Del resto, salto delle parti, avrei voluto trovare chi fosse quel Francesco Tauro Modestie Cultor Pudicisieque, ma dallo stemma gentilizio di cui fa pompa non gli darei molta antichità. Quella statuetta era fissata, come adesso, su una palla di marmo nero e che concludeva in alto l'acquasantiera. E questa palla è rotta, come vedete, dalla mia parte, e lì c'era uno stemma nobiliare raffigurante un toro. Taurus si chiama il nome del committente, e il toro era lo stemma che si era fatto fare e che era della sua famiglia o era suo personale, non sappiamo. E dice Tonini che non è uno stemma antico, cioè non è uno stemma trecentesco dell'alto medioevo, ma è uno stemma piuttosto moderno. Ma dallo stemma gentilizio di cui fa pompa non gli darei molta antichità. Anzi, osservando come lavoravasi ai tempi di Sigismondo Pandolfo Malatesta, ossia la metà del XV secolo, ed osservando con quanta grazia questo pure sia lavorato, non dubiterei di aggiudicarlo a quel secolo ed anche a qualcuno di quei famosi scalpelli che abbellirono il nostro Tempio Maggiore, su di che ci rimettiamo volentieri a migliore giudizio. Ecco, questa era l'opinione di Luigi Tonini, che crediamo assolutamente superata da questa attribuzione ad Antonio Rossellino e agli anni 70-80 del 400, quindi 30 anni dopo il Tempio Malatestiano almeno. Per quanto riguarda le scritte, il Tonini ci aiuta anche in queste. Forse l'idea che servisse a vaso cinerario debba essere stata nata non tanto dal leggersi «Anc urnam facundum curavit», quanto da quell'ave doxa dell'altra iscrizione giudicata la greca voce doxa per nome proprio di donna, anziché per quello di gloria o di fama. Ma a bene osservare, siffatta iscrizione sembra tutt'altro che mortuaria. La porrei piuttosto nella categoria di quelle dette enigmatiche, sembrando poter essere fatta appositamente e assai propriamente per l'ufficio a cui serve il vaso, convenendo assai bene quei ricordi a chi entra in chiesa, la pudicizia e la taciturnità, che potrebbe interpretarsi: addio gloria, il tempo vola, bada ove tendi, taciturno sii e modesto e verecondo. Ecco, con questo avete un'idea di quello che è questa bella quassantiera,
Rimane da dire una cosa. L'acquasantiera a livello architettonico è conclusa in qualche modo dalla palla che ci stava sopra. Quindi non è detto che la statuina del San Girolamo che c'è sopra sia contemporanea come fattura alla fattura dell'acquasantiera. Potrebbe essere stata aggiunta qualche anno dopo, qualche decina d'anni dopo. Ecco, per questo è molto importante che gli specialisti di scultura toscana e soprattutto gli studiosi dei bronzetti che caratterizzano un po' tutto il nostro Rinascimento se ne occupino, perché non è questione semplice e non è questione che possa essere risolta da un non specialista come sono io. Vi ringrazio. Ringrazio Pier Giorgio Pasini, sempre puntuale e anche affascinante. E io rimando, spero di rimandare a un nuovo appuntamento, pensando di portare a conoscenza di tutti l'approfondimento che, come dicevo prima, stiamo cercando di operare con uno studioso specifico di bronzetti e di bronzetti rinascimentali, per poter portare quegli ulteriori elementi che forse potrebbero essere utili per definire anche l'attribuzione del bronzetto stesso. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie.